My project, you're alive. Attenzione, 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 semafori 4, 5. Backmaster rock and roll. Buonasera, buonasera. Noi siamo neri però, antipatico. Oddio, siete neri in effetti, adesso... Guarda che cuffo grande che ha. Verifico come mai. Buonasera comunque a tutti. OSR è tornata con una 4 fan di spettacolo, solo BMWD, BMWD, la smetto subito perché ce la sparo cagata. A casa mia è BMW e a casa del tuo cantante BMW. Esatto, a casa del cantante inglese. Ma quasi dice BMW, ecco, Bayerische Motorenwerke. Grande. Diciamo subito come stanno, Bayerische Motorenwerke, fabbrica motori bavarese, fabbrica molto bravissimo. Fede? Io già, mi sto già gasando per il circuito, ragazzi, mi piace un sacco Holton Park. Spettacolo. Fede, buonasera. Buonasera, a casa mia è BMW, quindi va bene così. Ma nessuno ti ha chiesto come sei, a scherzo. Io sono il gufo grande, comunque, il gufo piccolino inutile, Davide. Io mi sono messo cappellino e giacchetta BMW per apparire. Eccoci. È arrivato. Perfetto. BMW. Ma adesso la metto a posto, ho capito cosa sta succedendo. Ah, siamo già in qualifica o libero? Perché siamo in libera in teoria. Ok. Sì, okay. Sì. 2 minuti di libera, sì. No, è già tempo attesa, però sono già in bandiera, quindi non è male. Aspetta che adesso vi faccio tornare di nuovo, mi sto perdendo, scusatemi. Siamo intanto comunque iniziamo un po' a spiegare l'evento. Vai. Beh, tu spiega l'evento, sì, spiega l'evento che io sistemo le carte. Spiegare il circuito. Ok, allora appunto oggi Forfano organizzata da OSRIP. Siamo in quel di Holton Park con la BMW M2 CS Racing, una macchina molto interessante, con un setup più basico diciamo rispetto alle GT3, però un mix interessante, soprattutto poi correndo su questo circuito. Sono appena concluse le libere, poi adesso ci saranno 20 minuti di qualifica e poi 45 minuti di gara, dove ci sarà una sosta obbligatoria per tutti, cambio gomme e rifornimento senza tempo fisso. Io ho capito solo rifornimento, No, io ho capito anche cambio gomme. No, allora abbiamo capito. Vabbè, comunque è una sosta obbligatoria, quindi vado a verificare. Sì, chi però vuole cambiare gomme? No, non posso, aspetta. Cambia perché se è solo rifornimento obbligatorio, c'è la classica tattica del litro all'ultimo giro. Sì, sì, il litro splash and go alla fine. Splash and go, bravo. Vai lì con la tessera, non prendi neanche i camogli. E niente, quindi allora adesso i piloti stanno già uscendo, quindi io lascerei la parola a te, Davide, per spiegare un po' questo bellissimo circuito di Holton Park. Andiamo un bordo. Qui, tra l'altro, io ho letto qualche informazione giusto per è un circuito abbastanza antico e una volta c'era una base durante la Seconda Guerra Mondiale, c'era la base militare qui. E poi è stato fatto il circuito in questa bellissima prateria, chiamiamola campagna inglese. Poi Nix, se mi metti un giro magari dall'inizio, grande, senza che ci vediamo noi, potremmo tentare di nominare tutte. Sono 16 curve, ma i nomi sono più di 16. Lascia perdere che ho sbagliato tutto quanto. Perché è un circuito anche abbastanza complicato come disegno. Ecco, qui stiamo andando verso la chicane Brittens, che è una chicane leggermente posticcia, si vede una volta, si andava dritti. Ce ne sono tre praticamente, due di chicane aggiunte con il tempo, perché man mano che le vetture vanno sempre più forte. Questa è la seconda chicane, la Knickerbrook, prima della Knickerbrook c'è questa chicane, la Hisloops, che appunto va a rallentare la velocità, altrimenti il curvone seguente a destra, probabilmente le vie di fuga non è più adeguata alle velocità odierne, come vedete.
E qui entriamo nella parte, mamma mia, che è contro sterzo qui da parte di Beccia. Qui c'è la parte finale, è praticamente una parte in cui si gira sempre a destra. La pista non è mai rettilinea, c'è anche un po' di dislivello. Qui andiamo verso la Druid's Corner. Druid's Corner, vedete che le vie di fuga sono molto molto limitate. Ogni errore si paga forte, qui c'è anche la pioggia oggi. Ed ora la Lodge Corner, l'ultima curva, è curva numero 16, curva che io penso di aver sbagliato 50 volte su 30, perché è una curva che ti porta di solito a sbattere internamente, non esternamente. Quindi sulla Deer Leap, la curva 17, questa leggera curva a sinistra, siamo sul rettilineo di partenza. Seguiamo un giro completo, prima curva, la Old Hall Corner, curva molto difficile dove si prende spesso il taglio qui. E qui si va alla Cascades, dove si potrebbe in realtà anche tagliare, cioè, una bretella per fare il giro corto. Curva a sinistra davvero lunga, lunga, vedete lì la bretella a destra. Qua invece intanto ha problemi di traffico nel suo giro di qualifica. Stanno andando, sono sul rettilineo del Lakeside, appunto perché c'è un lago. Qui a sinistra c'è un lago anche se non si vede. Island Bend, questa è la Island Bend, e poi la Shell Oil Corner, questo tornantino a destra molto bello, anche leggermente in parabolica, leggermente, c'è un leggero banking come potete vedere. E qui ci praticamente riacchiudiamo a dove eravamo prima, dove ci eravamo collegati prima con il giro, con la curva 7, 8 e 9, la Britain Chicane, anche molto impegnativa, molto più lenta in entrata che in uscita. E niente, praticamente abbiamo visto tutto il giro, quindi ritornerò la parola a Fede, casomai dopo, se riusciremo ad imparare qualche curva, continueremo a nominare, ecco, anche da fuori. Vedete molto bene, questa appunto è l'altra chicane posticcia, ma ora abbiamo cambiato inquadratura, siamo su di Candia. La macchina comunque dovrebbe avere sui, ho letto qualche informazione, ma sui 450 cavalli, che insomma buttali via. Via un paletto per di Candia, taglia troppo le chicane, taglia troppo la Britain's. Impegnativo davvero questo tratto, circuito secondo me molto molto bello. Vai Fede, scusami, mi sono dilungato. Sì, molto, no, grazie mille per la spiegazione, molto bello e come abbiamo potuto vedere anche molto sconnesso, perché non è difficile trovare un tratto in piano, ci sono questi continui saliscendi che rendono molto difficile il controllo della vettura, poi con la pioggia che c'è adesso sarà ancora più difficile. Intanto i primi tempi cronometrati, abbiamo Calderaro che si mette davanti a tutti con 1:55.180, un decimo davanti a Snipers e Beccia, poi Perelli, adesso scavalcato da Pascolini, sono già oltre comunque il secondo e sette. Vediamo di Candia come sta arrivando sul traguardo, niente, le immagini vanno via. Di Candia si mette in sesta posizione a 2 secondi e 1. Snipers, che controllo. Scusa, ho sbagliato io. Qui siamo con Mark. Si intravedeva un po' il lago. Forse in qualche frangente potremmo vedere il lago. Magari dall'elicottero. Sì. Praticamente quando escono dalla curva 3, il rettilineo successivo si chiama Lakeside, perché appunto costeggia il lago. Deve essere, come diceva appunto Federico, un circuito molto sconnesso, perché ricorda un po' anche Brands Hatch come dislivelli, no? Perché una volta i circuiti inglesi nascevano dove c'era spazio, a parte Silverstone che è piatto. La maggioranza dei circuiti inglesi sono sempre stati così, diciamo, sconnessi. Eh sì, poi appunto la cultura dei circuiti inglesi, Brands Hatch, Oulton, Snetterton, Caldwell Park, sono veramente... molto simile. Dammi un circuito, ti dirò chi sei. Come gli inglesi sono un po' sconnessi, le loro piste sono un salutone innanzitutto a Ricky, scusiamo, stavo guardando la chat. Ciao Ricky, il cognome più sbagliato, il cognome più sbagliato della storia, Ricky. Adesso gli metto un bel vergogna. Polimeni. I nostri accenti. Ecco qua, continuiamo a seguire Mark che... si mette davanti, 1:54.8. Se resti su questa inquadratura, ora che andiamo appunto verso la curva 3, no, magari la... con qualcun altro, Sessa che è sempre più o meno lì. Sì. La Cascades, appunto, la Cascades, mi piace questo nome, non so perché. Dopo la Cascades, appunto, vedete,
Eccolo, si vede, si intravede la bretella che fa il circuito corto. C'è un altro di qua, ed ecco, sì, si intravede il lago. Guardate, sono laghi dappertutto, ci sono. Guardate che aspetta, sì, sì, si è visto. Forse adesso si vede di nuovo, perché quando, se vedi qualche filmato originale delle gare su YouTube, quando inquadrano il tornantino, ancora, si vede con l'acqua. Si vede ancora. Eccolo qua, bellissimo. Bello, sì, molto bello. ACC è tanta roba, ACC è tanta roba, ragazzi. Non è Codemaster questa quadratura, non sono le quadrature di Codemaster. Facciamo perdere. Quindi siamo su Elio, che è il nostro amico Elio, sì, che oggi potrà dare libero sfogo al pedale del gas, dato che non fa la safety car. Anche se abbiamo sentito che la sua tattica è quella di provare a ingannare gli altri e farli restare dietro. Ovviamente si scherza. Accendere grande luci gialle, grande ci prova. Fatemi passare. Si è sbizzarrito con le livree, tra l'altro. Tutte, la maggioranza delle livree che vedremo sono fatte da Elio. Attualmente è sesto a 2 secondi. Poi se riesci, Nika, a abbassare leggermente il follower goal, che così riusciamo a vedere il meteo. Vergogna. Grazie mille, Gigrobo. Gigrobo, bellissimo. Tantissimo, un cartone animato della nostra infanzia, almeno per chi come me ha 50 anni. Intanto è passato in pole position Calderaro, e di nuovo Elio, che due volte rischia di far fuori la fiancata della sua macchina. Le Uldic sembrano facili, la Druids e la Lodge Corner, ma sono complicate, sono delle curve particolari. Davvero, le ultime due curve sono molto particolari. A Calderaro si è rimesso davanti, 54.4, ha rifilato 3 decimi, sembra molto on fire Calderaro. Poi dopo andiamo magari a fare anche un riepilogo di tutti i partecipanti, sia dei piloti che dei team. Comunque 16 piloti, una discreta partecipazione, e ci faranno divertire. Dal meteo non si capisce se poi dopo andrà ad intensificarsi o meno la pioggia, quindi magari proprio sul finale di qualifica potrebbe esserci un cambio di meteo. Guardate il banking del tornantino. Ah, tanto comunque. Bellissimo. Non è... sì. C'è un bel banking, sì. Non è solo buttato là. Il tornantino lo chiameremo dell'olio, senza nominare la marca, perché c'è una marca di un determinato carburante. Senza, noi lo chiameremo il tornantino dell'olio, quindi. Dell'olio. sì, senza dire quello sponsor tutta la sera. Va bene. Non lo diciamo, va bene. No, se volete lo spawn della benzina della marca Conchiglia. La Conchiglia, mi piace. La Conchiglia, ecco il tornantino Conchiglia. Un paio di gialle in pista. Sì, gialla per numero 21, Blatti. Qui siamo invece con Pascolini degli Omega. Favara, credo. Non si sta migliorando. Siamo 17 adesso. Sì, è entrato Favara. Ha perso sostanzialmente metà delle qualifiche, vediamo se riuscirà poi ad uscire per fare un tempo cronometrato. Pascolini sta arrivando sul traguardo, vediamo se riesce a migliorare il suo tempo, attualmente in 55.7, no, ha alzato, 55... ha perso. Ok, 55.6, beh sì, c'è 8.5, perdonami. Vediamo Parelli. Perelli che appunto va verso il tornantino Conchiglia, l'olio della Conchiglia. È bellissimo, questa inquadratura è bellissima, fa proprio vedere quanto banking c'è. Ricorda un po' la curva di Zandvoort. Sì, infatti. Sì, ovviamente in verso opposto. Guardate che inquadrature ha implementato la Kunos su questo circuito, sono spettacolari. Codemaster dovrebbe guardare e vergognarsi. Oh sì, io volevo fare la battuta prima, che se succedesse una cosa del genere, che un fanara ti entra a fare la qualifica mentre qualifica in quell'altro gioco, ti rischi la fine del mondo. No, è anche già uscito purtroppo, non li vedo più. Perché si è pagata la stanza, è tornato. Il Toto Favara, se riuscirà a fare almeno un giro di qualifica. Ottonello sale quarto, non so se Nika hai un live timing, così seguiamo qualcuno...
che si sta migliorando. Sì, Ottonello è salito quarto. Ho visto Perelli adesso si sta migliorando, ed è quello più avanti. Si sta migliorando anche Rattu dietro. Sta arrivando adesso a chiudere il giro. Rattu che è a un tempo molto alto, un po' in difficoltà. Vediamo sì. se riesce a salire. Guadagna un paio di posizioni. In realtà rimane ancora molto lontano. Perelli invece e però scala in settima. A Elio Indiavolato che arriva a cannone. Arriva le ultime due impegnative curve, perché sono sia il raggio non è costante che anche l'altimetria della pista. Vedete, guardate l'ultima curva quanto è bella, quanto è bella impegnativa. Sembra una curva normale, in realtà poi apre, richiude e poi scende. Io qui ci ho lasciato non so quante macchine su quel muro a destra. Non è dritto neanche il rettilineo d'arrivo. Proprio il classico circuito inglese, bellissimo. Secondo me uno dei più interessanti del gioco, molto più bello di Snetterton. Ah, largo purtroppo qua Elio. Secondo me è più bello di Snetterton. Snetterton è molto molto piatto. A me invece Holton Park proprio mi casa, forse anche per il contesto. Qui siamo con Elio che si è migliorato, si è portato in settima posizione a 1-3 da Calderaro. Davanti anche Snipers e Ottonello hanno abbassato i tempi, si sono leggermente avvicinati a Calderaro per mettersi a 2 decimi e quasi poco meno di 4 invece Emanuele. Allora, innanzitutto salutiamo Carino, il grandissimo Rino, che non si sa perché non corre, maledetto. E cioè, il mio amico Carpe, che però non ha cambiato il suo soprannome in Carpez. Ride per la battuta dell'olio. La curva si chiama Olio. Si chiama allora, Calderaro qui, che rischia. Mamma mia, sì. E anche lui, appunto, dicevamo le ultime, proprio alle, alla penultima curva. Sì, alla penultima curva. La penultima e l'ultima curva sembrano semplici, in realtà sono molto, ma la molto penultima più, comunque arrivi molto veloce da quel breve allungo, e se veramente la battezzi male rischi di fare come stava facendo Calderaro, andare molto esterno e poi rischiare di andare a muro o comunque perdere la macchina. La macchina. Alin in quinta posizione. Vediamo se riesce a migliorare leggermente largo qui. Anche questa curva comunque è molto difficile perché in discesa la frenata e ti porta ad andare molto largo. Ecco qua, si arriva alla curva preferita di Davide. Ah, si vede il lago, guarda che si vede il lago. Questa è la stessa inquadratura della TV, diciamo, originale. Spettacolo questa sera, un circuito bellissimo. Io sono innamorato di questo circuito. Ci ho girato pochissimo purtroppo perché non riesco mai a giocare. È una pista fantastica. Ottonello abbassa ancora, si porta a 2 millesimi da Sniper. I primi tre molto vicini, racchiusi solo in 2 decimi. Potrebbero regalarci tante gioie. Poi in gara, ricordiamo 45 minuti. E vediamo se saranno 45 minuti sotto il bagnato, che li renderebbero veramente impegnativi. Pietroncini e Favara senza tempo ancora. Purtroppo i due degli Omega, traversone di Talin qui in uscita dalla penultima curva, sta spingendo al massimo Riccardo. Qui invece siamo con Calderaro che si abbassa ancora, 1.54, 265 FC Corse. Assenzio migliora la sua posizione, passa da decimo a ottavo, si porta 1.8. Talin invece non ha migliorato il suo giro.
tre minuti alla fine, ormai praticamente tutti in pista tranne Blatti e Favara, che a questo punto credo abbia poche chance di migliorare. No, invece esce adesso, quindi ha aspettato praticamente gli ultimi tre minuti per poter piazzare un tempo cronometrato. Vediamo se riuscirà così a freddo a trovare una buona prestazione. Tanti piloti ora si stanno migliorando. Dietro c'era dietro Sniper, c'era un pilota, credo all'uscita della della chicane, si è girato all'uscita di Candia, della di Candia. Aiutami, all'uscita della Hislops. Scusa, lo dicevo la tedesca. Quindi leggo come si Hislops. Purtroppo questo è il difetto di quando vivi in Germania, che leggi le parole senza dare nessuna, le leggi e basta. Come si legge qua? Si legge tutto qui. Vediamo Sniper se migliora. Sniper passa il traguardo. 60 millesimi, ancora un giro, forse due addirittura, forse due ne potrebbe fare. È passato al limite del un giro sicuro questo, ma forse anche un altro se non commette errori. Eccolo alla Cascades. Ma Cascades però sembra spagnolo. E qui c'è Otonello Schia. Con una Emanuello. Con una livrea arrogantissima, di un'arroganza incredibile, ma senza il suo mitico 34, oggi ha messo il 54. È strano, e non vedo nessuno col 34. Vediamo Emanuele se riesce ad avvicinarsi ai primi due o andare addirittura all'attacco della pole. Arriva sul traguardo Emanuele per mettersi davanti a tutti. 54-0. È ancora questo tentativo. E Calderaro è box, quindi non avrà più occasione di migliorare. E allora sarà una sfida Ottonello Sniper. Snipers. Ragazzi, Verga Bonato, un send game per Italian Needles Flyer. Si è beccato un send game doppio, tra l'altro. Grazie, interessantissima mille. La lotta de... qui siamo su Snipers. Sta migliorando, non so, io non ho i tempi. Sì, sta migliorando Mark. Eccolo qui. Decisissimo, molto pulito qui. Può andare sotto 54 Mark, vediamo. La Druid's Corner, eccolo alla Lodge. Decisivo, anche se riesce, vediamo se riesce a fare ancora un giro. Secondo me ce la fa, ce la fa. Arriva sul traguardo Mark per mettersi 54-0-0-5. E fa ancora una cartuccia da sparare. Oh, vai su Emanuele, anzi facciamo Emanuele e Tonello tutti insieme. Emanuello. Vai su Emanuello. Niente, ok. E allora pole position per Snipers. A meno che salvo sorprese dell'ultimo minuto, però non credo. Bellissima questa qualifica, come sempre OSR, anche se non tantissimi, lo spettacolo assicurato. Siamo su Pietroncini largo. Come dicevamo, difficile quella curva, anche perché secondo me è una curva dove si fa tanto la differenza. La Druids sicuramente la curva che questa sera darà dispiaceri a molti. Sì, sarà interessante vedere in gara, soprattutto nei primi giri dove ci sarà il gruppo tutto compatto, come verrà affrontata. Allora, ormai praticamente tutti ai box, rimangono in pista Pascolini e Mark. Vediamo, c'è una gialla di Favara che si è portato in quindicesima posizione, è riuscito a scavalcare Blatti e Romagnoli. Pascolini niente, e allora manca solo Mark che sta arrivando adesso all'ultima curva. Allora, posso permettermi una cosa? Cambio gomme non obbligatorio, rifornimento obbligatorio, no pit window. Per cui secondo me appunto vedremo i piloti gestire per 45 minuti gli stessi pneumatici e poi casomai la quantità della benzina appunto sarà diversa tra pilota e pilota, ma i pneumatici
io credo rimarranno gli stessi per tutto lo stint, dato che il cambio gomme non è obbligatorio. Perfetto, così, perfetto. Recita, così recita il cartellone. Giusto, giusto, da trovare a, a precisare. Anche per noi, per capire poi le varie tattiche, probabilmente sarà lotta uno contro uno e la sosta sarà il classico splash and go, credo almeno, non lo so, non lo so. Allora, quindi qualifiche finite, andiamo a fare il recap con la pole position di Mark Snipers, 1.54.005 con 65 millesimi di vantaggio su Emanuele Ottonello, grande qualifica anche per lui. Seconda fila per Calderaro a due decimi, poco più di due decimi e mezzo. Quarta posizione per Talin, quasi un secondo. Poi terza fila Beccia, Pascolini. Quarta fila Elio Sessa, la nostra safety, davanti a Di Candia. Poi quinta fila Massenzio, Perelli. Sesta fila Corvaia, Penugu. Settima fila Pietrocini, Pasquazzo. Ottava fila per Favara, Blatti. E chiude in diciassettesima posizione Romagnoli. Ora due minuti per permettere ai piloti di modificare le ultime cose sui setup, strategie. E poi ci sarà il giro di formazione. Sarebbe stato interessante se il meteo cambiasse durante la gara, nel senso che poi appunto oltre al rifornimento magari i piloti potrebbero montare un treno di pneumatici di asciutto, ma io temo che la pioggia resterà costante, di conseguenza credo che i ragazzi gestiranno il treno di pneumatici per tutti i 45 minuti. Peccato, perché quando, come abbiamo avuto anche noi una gara con Misim a Cota con la pioggia, poi la pioggia è diminuita, c'è stato un momento in pratica che il primo lottava con il secondo e in tre lottavano per il terzo posto ed erano tutti su pneumatici differenti. Chi aveva le gomme da bagnato le aveva praticamente a 35 PSI e chi aveva le gomme da asciutto le aveva a 23. Ed era, però praticamente giravano uguali, era incredibile, c'era il crossover in pista, gente che lottava tra di loro con pneumatici diversi. Sarebbe stato bello vedere anche qua oggi qualcosa del genere, chi magari avrebbe tentato di fare tutta la gara con le wet, magari qualcuno avrebbe messo le slick, ma io temo, essendo in Inghilterra, che ci sorbiremo questa pioggia per tutti i 45 minuti. Sì. Classico meteo inglese, insomma. E quindi io il meteo inglese vorrei solo dire questo. Vergogna. È perfetto anche il timing. Diciamo comunque i vari Rino, Carpe, Ricky, chi c'era ancora qui? Avete i nuovi comandi, avete visto, potete scrivere punto esclamativo vergogna e dite vergogna, punto esclamativo zen e dite zen the game, oltre al solito gufo. Quindi anche Italian Indus Players, che non so se sia Angelo a questo punto, che si è abbonato. Poi stiamo arrivando anche con nuove novità. Nuove novità soprattutto. Nuovi audio. Sì, nuovi audio bellissimi. Allora, ci si è sfuggito tra l'altro che è prima fila tutta OSR, IP, Snipers e Ottonello. Così possiamo salutare anche i team degli amici che siamo venuti questa sera. Aiutami con sto nome che io vedo piccolo. Cosa succede? Calderaro. Calderaro. Seconda fila per i FNR, il team anche del nostro amico Lupo. Beccia e Pascolini, qui FNR Omega, in terza fila. Quarta fila per Sessa Di Candia degli OSR IP. Quinta fila per Massenzio e Perelli, un Omega e un OSR. Poi abbiamo Corvaia e Penugu, di nuovo Omega e OSR. Pietroncini e Pasquazzo, Omega SR. Vanno a chiudere Favara, Blatti degli Omega e in ultima posizione Romagnoli dei M4R. Così abbiamo salutato anche tutti i team che sono venuti questa sera a farci visita. Noi siamo il team della vergogna, come si chiama, team della vergogna, il nostro canale Discord. Venite a farci un saluto. No, qualcuno è uscito, qualcuno stava uscendo nel giro di ricognizione. Sì, c'è il tornantino lì, il tornantino dell'olio della conchiglia.
Sì, non ho visto chi fosse. Sì, sì, sì. Sembrava la macchina di Ottonello, però non so. Brava. Paletti che volano dietro, già nel giro di formazione. Sì, bisogna buttarli giù, perché poi così svantaggi gli altri. Se tu sai dove frenare o dove l'apice. Tanto per rispondere a Reynolds, no, il punto esclamativo pinguini non esiste ancora. Non ce l'abbiamo. C'è quello del gufo, se vuoi. C'è questo. Sente game. Io tifo di Candia, Rino quindi decide, lui tifa di Candia. Il nostro mitico Alessandro, io faccio un casino con i nomi ormai, commentiamo talmente tante gare. Alessandro, numero 79, credo sia o il suo anno di nascita o gli suoi anni, propendo più per la seconda ovviamente. si scherza ragazzi, dai, si stanno già mettendo in doppia fila, perché sono le Androids, stanno passando le Androids, vanno verso la Lodge. Ora ovviamente per la mia pronuncia inglese verrò lapidato dal cantante del gruppo di Nicola, però chi se ne frega, io vivo in Baviera. Non me ne frega, io parlo malissimo come i veri tedeschi. Eccoli la partenza, tra poco bandiera verde, 70 km all'ora, velocità massima consentita, credo sia uguale anche qui. Aspettiamo l'ingegnere che dà via, dice bandiera verde, go. E green light, eccoli qua, non c'è Bugmaster Rock and Roll, lo dico io. Il Bugmaster Rock and Roll. E vediamo, gran partenza di Ottonello, occhio Ottonello, gran partenza, è largo, ma tiene l'auto dentro, Ottonello, Supra Snipers, stanno andando verso le Cascades, impegnativissima curva, noi siamo su Caderaro, davanti in questo momento Ottonello, seguito da Snipers, Caderaro, Tali, invece a Pascolini e Sessa nelle prime sette posizioni, almeno così per il momento vedo il trenino scorrere senza gialle, vai tu Fede. Sì, partenza aggressiva da parte di Ottonello, che poi ha tenuto all'esterno, è riuscito a sfruttare tutto il cordolo e anche oltre per rimanere davanti a Mark. Dietro invece tutto sommato abbastanza lineare la partenza, pochi cambi di posizione. Dietro c'è già una gialla, ecco, è Pietrocini che si è girato poco prima del tornantino. Sì. Su quella che diciamo con l'asciutto è una curva da fare in pieno, ma forse col bagnato la Island Corner forse diventa da pelare un po' il gas, non lo so, bisognerebbe dopo vedere, chiederemo a Nicola di stare in macchina con qualcuno in macchina quando siamo su quella curva, perché secondo me col bagnato diventa il limite a farla in pieno. E come dicevamo, qui andiamo verso la Druiz, che viene tra l'altro dopo questa salita leggera, si piega leggermente a sinistra e poi c'è la Druiz corner a destra. È importante rallentare o frenare comunque con la macchina dritta, perché anche l'uscita, guardate come la macchina si alleggerisce, tende a portarti un po' all'esterno. Sì. Rino, devi mettere il punto esclamativo, non quella che tipo occhio largo qui, penso fosse Elio. Ah, dietro sì, c'è stato. Sì, due, uno credo fosse Elio della macchina bianca. Purtroppo abbiamo avuto due piloti che sono usciti larghi al Lodge. No, mi sa Penugu, perché ha perso la posizione ed è sceso in dodicesimo. Chiedo scudo, come direbbe Luca Giurato. No, Elino, devi mettere il punto esclamativo e poi scrivere sound, noi gufo. ma sarà da cambiare, però effettivamente c'ha ragione anche lui. Sì, perché... ha ragione, Elino di Trieste che ha sempre ragione. Ecco, qui siamo su Becia, quello è il tornantino, guardate che spettacolo questa inquadratura. Ed era proprio... Sbaglia Ottonello al tornantino e Mark ne approfitta e anche Calderaro è uscito più forte, però ora Emanuele sembra riprendersi bene. Calderaro che esce larghissimo dalla Britens, stava spingendo tanto Ottonello perché aveva allungato quasi 7 decimi, come potete vedere la classifica lì su finalmente. Mark. Occhio dietro, Calderaro è in difficoltà in questo momento. Calderaro attaccato da Tallinn,
e due dell'FNR team. Tutti compatti i rappresentanti del FNR, terzo, quarto e quinto, Calderaro, Talin, Beccia. Andiamo dietro perché si è formato un bel terzetto, anzi quartetto, perché c'è anche Pascolini. Sì, in sesta. Sì, andrei su Calderaro se possibile. Eccoci. Beh, qui. Eccoci qua. È riuscito a rimanere davanti a Talin e Beccia. Giro veloce di snipers. Ha approfittato degli errori di Emanuele Tonello, si è messo subito davanti. Vediamo se ora i due OSR proveranno la fuga senza disturbarsi, per staccare tutto questo, il terzetto di FNR, Calderaro, Talin e Beccia. Che spettacolo, c'è anche tanto pubblico nel gioco, bellissimo. Gli inglesi non si scoraggiano davanti a un po' di pioggia. Assolutamente no. Dietro c'è una macchina che stava procedendo lentamente, era di Candia. Di Candia, che era all'attacco di Corvaia, però mi sa che ha sbagliato, infatti sta perdendo diverse posizioni in classifica. È sceso in tredicesima. Sì, Rino ci dice Mark se ne va, però non sta, si sta allungando, ma non sta proprio scappando. Sì, forse più Mark D'Autonello. Calderaro sembra invece riuscire a tenere botta. Abbiamo comunque visto, mentre parlavi degli errori di Candia, che l'Island Corner, che sugli asciutto ovviamente è una piega da fare a full gas, col bagnato viene pelata dai ragazzi. È qui impegnativa la chicane che riduce la velocità di questa curva. E ora andiamo a vederci una volta la Druids Corner dalla soggettiva di Calderaro. Guardate come si arriva, si frena e vedete che c'è doppio apice, c'è il doppio apice. Questo anche forse mette in difficoltà i piloti, perché è una curva con doppio apice, addirittura due cordoli separati. E poi siamo alle Lodge Corner, bellissimo secondo me. La Lodge Corner mi ricorda tanto un po' anche qualche tratto di Bransaccio. Guardate come scende. Poi c'è questa leggera, ecco, questa invece si fa in pieno anche sul bagnato, ovviamente. E siamo sul rettilineo. Sul rettilineo d'arrivo. Calderaro giro veloce 53-2, di qualche decimo più veloce rispetto a Mark. E infatti si è riavvicinato, ha guadagnato mezzo secondo in questo giro a Ottonello, che a sua volta ne ha persi 3,5 rispetto a Sniper. Sì. Ha ragione Rino, quindi Mark se ne va. Ottonello resta a fare lo stopper, un po' come nel ciclismo. Ora ascoltiamo questa qua. Eh sì, assolutamente. Alza. Non si fa in pieno col bagnato. Diventa una curva vera e propria. Perelli su Corvaia, ci viene detto qui, sì. Perelli si deve aver passato Corvaia. Noi purtroppo non riusciamo a seguire. Io non ho la regia, ma non riesco a seguire tutto. Poi sto guardando davanti. Di Candia box, Calderaro. Oh! Mamma mia, Calderaro come ha fatto la chicane. E qui siamo su Corvaia, che è stato passato da Perelli, ma non vuole mollare. Ecco lì è la Brittens. Vorrei imparare anche il nome della chicane successiva, che avevano detto era la Hyslops, ok, un nome bruttissimo. Era più o meno come lo dicevo io male. Corvaia si va a vedere addirittura all'esterno su Perelli. Vediamo, non si toccano, no, non si toccano. Ah sì, si sono Perelli toccati. Perelli ha tagliato. Leggero non contatto. Sì, sei stato... diciamo Corvaia un po' a spingerlo avanti, ma per fortuna non ha perso il controllo della macchina e sono lampeggia, però forse spanala, anche per... sì, spanala, sì, Corvaia. Credo per scusarsi, se avesse stato un leggero contatto basta pochissimo per farti andare dritto, però Perelli non ha perso, appunto non si è girato e la lotta può continuare. Anche comunque davanti visto... c'è un bel duo, Massenzio Sessa per la settima. Sono tornato anch'io, vi chiedo tantissimo eccoci, scusa, eccoci, ma purtroppo il lavoro viene prima ed è successo un po' un casino, quindi ci sono e veramente scusatemi raga, com'è? Elio dentro, Elio! No, la tiene, però incrocia l'assenzio. Ora c'ha la traiettoria interna Elio, però la cascata è una curva molto veloce e infatti bella. deve desistere, bella lotta! Grande bella risposta lotta di Massenzio. Ecco qua.
Ah. Replay un po' tardivo, purtroppo. Doppio replay un po' tardivo. Eccolo qua, invece è giusto. Noi abbiamo tutto, ragazzi. Siamo... Guardate che entrata aveva fatto Elio. Ovviamente poi è uscito largo. Ha dovuto quasi addirittura frenare in uscita. E Massenzio si è messo in traiettoria perfetta per fare la Cascades. E gli ho dovuto desistere. Grandi, bravissimi tutti e due. Spettacolo. Continua comunque. Elio non molla. Ecco lì la Britens. Vanno verso la High Slopes. Bellissimi questi nomi inglesi. Li adoro. Li adoro. Mamma mia, aggressivo. Sembra averne di più comunque Elio. Sì, però ma senza guida pulito. Guida pulito, però sì, in uscita, in uscita. In uscita di curva sembra più veloce Elio. Sono seguiti da Pirelli e Provaia. Pirelli si sta riavvicinando, ha guadagnato mezzo secondo nel T2. Sicuramente, perché qui... Ah, occhio largo, sembrava largo. Sembrava largo, ma senza invece no, invece le chiude bene. Sembrava molto largo la Druids. Pirelli è vero. Si avvicina perché i due si stanno ostacolando leggermente, ma sicuramente quando sei in lotta non giri sicuramente veloce. Ecco, vediamo se ci riprova ancora in curva 1, però sembra molto più distante adesso Elio rispetto a Massenzio. Stanno girando comunque in 56, quasi un secondo più alti del loro best, e dietro Pirelli si sta riattaccando. Davanti invece si è un po' sfilacciato tutto il gruppo, perché Marca ha allungato a 2 secondi, Calderaro rimane intorno ai 6-7 decimi, poi dietro invece un po' più staccati Talin, Beccia e Pascolini. Eccolo qui Elio alle prese con Massenzio, il tornantino sta cercando un punto, sta cercando di studiare l'avversario. Esce forte, per vedere dove ne ha di più. Sì, qua è uscito molto bene Elio, però oggettivamente c'è poco spazio, e allora Massenzio riesce a rimanere davanti. Vediamo sempre d'occhio anche Ottonello, sì, sì. Calderaro, in modo da... con l'occhio lì. Mentre è andato Corvaia, ha ricuscito sì, vicinissimo, Pirelli, vicinissimo. Sì. Mamma mia, che numero di Elio. Pirelli ha perso. Vediamo là dietro, è incollato. Sì, Pirelli ha perso dal duo Massenzio Sessa ed è Corvaia di nuovo sotto. Molto vicino a Corvaia, vediamo se. Addirittura qui all'esterno. Oddio. Ci prova la Druis, di nuovo contattino. Si può dire contattino, sì. Non ce la fa. Però sembra averne di più Corvaia. Qui siamo sull'altro duo. Massenzio Sessa. Abbiamo due bei duelli che stanno animando la gara. 33 minuti alla fine. Una sosta ancora per tutti, tranne per Di Candia che ha già pittato. Ed è a 2 giri purtroppo. Staccato di 2 giri. Credo sia ancora in corsa. Perché sì, non c'è sì, 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 è in corsa. Non c'è la P vicino alla sua macchina. Purtroppo è proprio, dovrebbe essere davanti a questo gruppettino di Candia. Continua anche qui dietro la bagarre tra Pirelli, intanto box Pietrocini, quindi anche lui va a smarcare la sosta. Largo qui Pirelli, ne può approfittare Corvaia all'interno, e lo fa. Vita, ne approfitta, esce anche più forte. Errore di Marco, purtroppo. È andato largo e ne ha approfittato. Però sbaglia ancora Corvaia, allora Pirelli. Ritorna subito davanti. Vai, qua ci buttiamo un bel gufo. Devo star zitto, come sempre. E ricomincia, quindi tutto da rifare per Corvaia. Meglio per noi ovviamente, che abbiamo cosa commentare. Torniamo su Elio, perché rimane lì attaccato. Elio in piena zona DRS.
Davanti invece il distacco dei primi tre è stabile, con sempre 2 secondi e mezzo secondo tra Ottonello e Calderaro. Ah, esce meglio qui Massenzio Uglio, non riesce ad essere vicino come lo era stato un paio di giri fa, e quindi tentare l'attacco in curva 1. Vergogna. Si stanno riaccendendo un po' di duelli, Sì, anche perché Beccia è andato sotto il secondo Perelli su Tallinn. Sta tornando sotto per Corvaia. Corvaia, sì. Sessa, Elio. Pitta Romagnoli intanto, qui siamo su Elio. Di nuovo Elio vuole quella settima posizione. All'esterno, no. Va lunghissimo. Muro. Tocca. Come? Calderaro, attenzione. Sì. Calderaro su Ottonello. Alla Heislops. Entrano insieme alla traiettoria migliore, diciamo, per uscire Calderaro, però ovviamente fisicamente la macchina torna davanti e infatti non riesce a passare. In un attimo qui è gialla Tallinn, si gira alla chicane e perde 2 posizioni, vediamo se riesce a ripartire anche prima di Massenzio, però giustamente rimaniamo qui davanti. Stiamo vedendo Tallinn, eccolo qui. Arrivava qui, quindi abbia fatto tutto da solo. Vediamo. Troppo corto. Ovviamente. Tutto rovinato. E ho perso un sorpasso. Tutto rovinato. Complimenti. Bravo io, coglione. Scusatemi. No. No, c'è Calderaro davanti a Ottonello. Ah, sì, bravo. Vediamo un po' se lo vediamo. Calderaro davanti a Ottonello, vediamo. Qui è l'uscita della Truvis. Ottonello riesce a non sbattere, però ovviamente apre completamente la strada alla Lodge. Quella curva avevo detto che avrebbe fatto impazzire i nostri piloti. Vediamo se ora Emanuele riesce a rimanere dietro a Calderaro. Drive through per Ottonello, quindi track limit. E questo è uno spreco. Come diceva pazzesco. Ai box, Elio probabilmente è andato a smarcare la sua sosta perché è completamente chiuso da Massenzio. Sì. Si stanno fermando uno a giro praticamente. Fatto prima Pietrocini, poi Romagnoli, adesso Elio. Ancora gialla però... Tallinn. È Tallinn all'uscita dell'Island. Ah, dietro contatto con. Lo rivediamo subito. Pasquazzo, Corvaia. Credo fosse Corvaia e Perelli. Due macchine bianche. Andiamo subito a rivedere. E c'è qua sempre Perelli davanti. Tallinn. Sì, era Corvaia con. Pasquazzo, mi pare. Tallinn l'ha persa. Ai. Grossi danni qua, poi e ancora problemi sì. Qui raga, Pasquazzo fermo, Pasquazzo si ritira. Pasquazzo e Corvaia erano, sì. Vamo a vedere questa situazione un attimo bene da prima, perché qua grande entrata di Pasquazzo su Corvaia e poi Corvaia però credo abbia lasciato troppo presto i freni. Vediamo, gli alberi coprono un po'. Sì, è qua. Qui c'era Tallinn girato e qui tamponamento. Sì. Proprio tamponata. Poi Giuseppe, poi correttamente. Però rientro di Pasquazzo. Sì, guardate qua cosa si è formato. Tangenziale di Milano. Poi, qua. Mamma, qui sembrava quasi un regolamento non so di conti. Se era tipo un che sembrava cazzo. Un regolamento di conti, sì. Anche questo. Ecco, mai a su Pasquazzo, ragazzi, no. Questo non si fa. Avrei voluto vederlo. No. Siamo andati sulle macchine parcheggiate dopo. Niente, momento di follia, purtroppo. Momento di follia. Che qua Blatti Favara, ma attenzione.
Blatti che passa su Favara per la nona. Qui Favara è arrivato vicinissimo, staccato troppo tardi e ha perso tantissimi metri. Sì. Nel frattempo Tonello ha scontato il drive thru, c'è da dire che la corsia box è relativamente corta, infatti Tonello ha perso praticamente due posizioni, circa una quindicina di secondi, possiamo quantificare la perdita di tempo. Tutto sommato gli è andata bene. Diciamo che il podio può essere ancora alla sua portata. Io credo che il primo warning l'ha preso la prima curva dopo la partenza. Lo può essere, sì. E nel primo giro, se vai troppo oltre, prendi subito il warning. È gratuito proprio. Occhio qui, Massenzio si gira pesantissimo questo testacoda per la sua gara, perché era in lotta con Elio Sessa, che intanto aveva pittato, quindi doveva coprirsi con un, diciamo, con un overcut su Elio, ma invece si gira e questo potrebbe costargli la posizione sicuramente nella lotta diretta tra lui e Sessa. Se, ma chi aveva fatto invece largo. Sull'erba incontro classica pista, qui non c'è l'asfalto come grazie al cielo non c'è l'asfalto come nei circuiti moderni. Queste sbagli paghi, con tutto rispetto, non è per mancare di rispetto a Massenzio, ma a me piacciono le piste così. Non mi piacciono le piste dove la gente va ovunque, va in tribuna praticamente, delle piste moderne. Mi piace quando metti le ruote fuori, una volta sbagliavi, negli anni 80-90 andavi a... se sbagliavi andavi a casa ed era finita la gara. Questo sono con te. Subito box Massenzio e anche Ottonello, quindi doppia sosta, giro precedente per il drive thru, ora per mamma mia, doppiaggio pericoloso. Credo fosse un doppiaggio. No, Ottonello, era Ottonello. Ok. Non riconosco ancora bene tutte le... Non era Ottonello, era... Tallinn. Ok. Ragazzi, con tutte queste... stasera tutto di vere nuove. Tallinn purtroppo è in ultima posizione. Però è stato coinvolto in tutta quella bagarre. Non c'entrava nulla, si era girato da solo. Ottonello ha perso tantissimo con la sosta ai box, non so se ha avuto qualche problema, perché è rientrato 18 secondi dietro a Massenzio quando gli era davanti di circa 2,5, considerando anche poi l'errore che ha fatto Massenzio. Quelli pneumatici lì ribaltati erano una volta sul cordolo interno dove i piloti girano a sinistra, ora sono completamente fuori dalla parte destra. Sono tre pile di pneumatici celofanati assieme, diciamo avvolti assieme. Qualcuno li ha fatti volare, ragazzi. Sì, magari nelle fasi iniziali bagarre. Quelli sono nell'apice sinistro della chicane, della high slope, e invece adesso sono sul prato a destra. Quindi qualcuno si è lasciato lì anche il paraurti, perché sono comunque pneumatici. Abbiamo superato ormai la metà di gara, quindi 23 minuti alla fine. I primi 8 devono ancora pittare con Snipers primo, 4-3 di vantaggio su Calderaro, poi terza posizione per Beccia, staccato di circa 11 secondi da Calderaro, poi quarto Pascolini, quinto Perelli, sesto Rattu Penugu, e poi il duo degli Omega, Blatti Favara, che vediamo qui inquadrati. Nona posizione, primo pilota che ha effettuato già la sosta ai box. Mamma mia. Qui. Ha messo due ruote sull'erba, una sicura. Che controllo di Favara. Quella lì avevo sentito addirittura, aveva anche frenato per fare la Island Band. È impegnativissima quella piega a sinistra sull'asciutto è semplicemente una piega a sinistra, e sul bagnato diventa una curva vera. Ecco, stiamo rivedendo, guardate, due ruote sull'erba. Ecco, solito, segato di poco, ma abbiamo visto comunque il concetto ancora nell'erba. Mamma mia, come sta guidando Favara, sono di controsterzi.
Fine gara e subito oggi... dopo gli altri devono pittare entrambi. Quindi il doppiato era... Chi era? Darin, che ha fatto un salto. Tanto visto una gialla per un attimo che è sparita. Rimane in questo momento l'unico duello attivo. Wow! Sbatte, purtroppo l'ha persa. La Druis, abbiamo detto, era... L'abbiamo detto già dall'inizio, ovviamente portando la nostra sfiga solita colossale, che sarebbe stata croce delizia dei piloti. Qui Favara continua e si è... Favara a suon di numeri si è attaccato a Blatti. A suon di numeri, perché sta guidando veramente in stile realistico. Molto spettacolare, sì. Francesco. Tra l'altro 6 follower al goal, ragazzi. Dai. Mamma mia, questa volta esce Blatti un po' male. Può avere una chance da Favara. Eccoli. Lì tenta di prendere l'esterno, almeno per costringerlo a uscire piano. Incrocia, vediamo se riesce a incrociare. Sì, lo fa bene. E ricompare dietro Blatti. Che sorpasso, ragazzi. Che sorpasso. Per portarsi in settima posizione virtuale. Poi vedremo dopo la sosta dove rientrerà. Qui siamo con Pietrocini. Gialla. Un errore, sì. Gialla, ma non so perché sì. Che ho dall'uscita della loggia, dell'ultima curva. Vediamo adesso se Blatti ne ha per tenere Favara o no. Favara è indiavolato, era dietro. Ma non scappa via in realtà, Blatti rimane lì attaccato. Ma sai che, parlando di cazzate nostre, Ryan adesso con quel punto esclamativo, che spettacolo. Io ho un conoscente amico che dice che spettacolo in un modo spettacolare. Quasi io lo registro, potrebbe essere un che spettacolo. Fallo, do it. Fallo, sì, per me lo favore. Faccio fare da Holly, si chiama Holly e non è il meteorologo dei Griffin. E c'è brutto tempo. Esatto. Come tempo. Oggi piove. Il migliore Holly Williams. Bellissimo, dice sempre una cosa velocissima. Tra l'altro non vorrei che Favara si sta avvicinando a Penugu. Ricordiamo sempre la pronuncia di Penugu, che non si sia la mia bene. Io fatto... si sta avvicinando, credo sia lui questo. Un secondo, no. E sei. Sì, è lui, sì, era... uno e cinque, uno e quattro, uno e tre, continua a scendere. Enrico che è partito con un umilissimo numero uno. Sì. Forse essendo genovese voleva consumare meno nastro possibile. Il numero uno possibile. È più facile, costa meno. Lo chiederemo a fine gara. Belin. Perché hai scelto l'uno, Belin? Così di dire. Grande Rattu. Però sì, 1-4. Favara sta migliorando. Siamo lì perché deve fare attenzione a Blatti. Vediamo. E tra l'altro il meteo dalle nuvolette che vedo in alto è Blatti, no, errore. Lungo Blatti, mamma mia. Rischio rientrando, sì, rischio. Tallinn ancora gialla. La bellezza del circuito. Tallinn oggi per compromessa Tallinn. Purtroppo la sua gara, io compromessa. Perché non pitano, guardate il cofano anteriore. Disintegrata la sua BMW M2CS. Ma tanta difficoltà, io non vorrei che... Vedendo magari il tracciato che sta andando a migliorare, perché il circuito è passato umido adesso, in realtà non da più bagnato. Non so se magari può essere come stile Spa e nell'ultima gara VSR che qualcuno ha tentato. Troppo presto. No, è come da bagnato. Ok, perfetto. Allora proprio la macchina, no, ricordiamo che a Spa era successa una situazione simile, un po' come a Cotta dove ho commentato io. A Spa io purtroppo non c'ero. Tutti belli eventi, devo dire. Ragazzi, un pit stop obbligatorio perché ho finito la birra, arrivo subito.
sembra giusto. Ribadisco le mie scuse, è stato un inizio gara con regia quasi assente purtroppo, ma... Talin, mamma mia. Talin ormai probabilmente ha le gomme che sono una... Sì, sì, saranno... Una Big Bubble, che ricorda i tempi buoni della Big Bubble, ma saranno più o meno così. E Sofì fai la bolla. Intanto Favara è a un secondo da Rattu e 1.5 da Blatti, quindi si sta avvicinando mentre stacca nel frattempo Blatti. Interessante, potrebbe essere un... È ancora taglio lì di Blatti, non riesce proprio a farla quella curva. Rischia ha fatto magari il giro precedente, sì. Qualche penalità, magari. Non conosco. Ma la... dipende, quello dipende se comunque nel taglio poi riesce ad alzare il piede. Sì, esatto, appunto, non conosco perdere... come. Può essere che appunto tirando via il piede dal gas si risolva, però appunto, ma vediamo, non è no problema. Favara 0-3 su Rattu, si è fatto sotto... vedere all'interno quasi. Piccolo errore di Rattu. Blatti lungo dietro. Blatti forse anche. E intanto Pitta per ferma Rattu. Piuttosto che lottare, perde tempo. È andato subito in pit. Favara quindi potrà dar sfogo alla sua velocità che sta dimostrando in questo momento, perché dopo aver fatto fuori Blatti stava praticamente attaccando Penugo. E invece Blatti che è andato lungo anche all'ultima curva, purtroppo. Difficoltà per Blatti in questo momento. Blatti difficoltà, sono curioso di vedere adesso cosa succede se avviene un... In realtà non so come definirlo, sarebbe una specie di undercut al contrario, in senso per difendersi. Sì, sta difendendo un possibile undercut in realtà. Si difende dall'undercut, è un undercut, un undercut difensivo. Vediamo se funziona la tecnica di Rattu, che oggi è in palla comunque. È numero uno, oltretutto pesa meno la macchina, perché c'è meno, appunto, meno nastro per scrivere il numero, comunque pesa anche quello. Il Rattu che è rientrato in decima, proprio davanti a Elio. Vediamo un po'. Incollato effettivamente, sì. Elio a 0-3, lo guardo da vicino. La stessa livrea, no? Oserei dire la livrea ufficiale OSR IP per la M2 a questo punto, perché è la più ufficiale che ho visto finora. Direi di sì. Con i colori ufficiali. Qui siamo su Elio, aggressivissime. Le sue staccate. Davanti, esce male. Rischio, sì, per Rattu. Esce male, ma non perde tanta velocità. No, mamma mia, sembrava uscire molto più. Sembrava volare quasi fuori. Si fa vedere Elio. Così a cercare di trarre in inganno. Rattu lì con le gomme. Con le gomme appena messe, forse sta un po' al limite. Box è un po' di difficoltà. Deve resistere, vediamo. Perché qui. Allora vanno le droids, vedremo chi la farà meglio. Neanche la staccata è dritta delle droids. Primo apice, secondo apice. Bravi tutti e due. Ora siamo nel Lodge Corner. Diventa subito discesa e chiude. Può rientrare molto vicino Favara. Si è ripartito adesso. Vediamo. Rattu e Elio stanno arrivando adesso sul traguardo e rientra molto avanti invece Favara. Favara ha girato da solo. Ne aveva, evidentemente ne aveva sì. Poi, ne aveva tanto Favara. C'è una già contatto qui. Blatti Massenzio. Si vede qualcosa? Sì, ce l'abbiamo. Vediamo, reflex, forse abbiamo di Blatti che arriva qui. No, ok, no, siamo. Massenzio è tanto lontano. Blatti era abbastanza difficoltà. Sì. Largo l'Island. Altra curva che non ha. Mamma mia! Ha sbattuto sugli pneumatici che sono praticamente. Un muro di cemento armato. Per la prima volta questa era un po' una
Bugmaster ACC. Sì. È un po' Bugmaster di ACC. Un po' tirata questa, però ok. Peccato. Si è spostato di un millimetro il muro di pneumatici. Concrete wall, come dicono in inglese, cioè, calcestruzzo, concrete. Per cui purtroppo ne ha fatte le spese biatiche in box. Anche Massenzio non penso che abbia la macchina messa avanti. No, non credo. Urvai, attenzione, dopo l'errore si rifà sotto a Pietrocini. Sì, da per la 12ª posizione. Si è fermato Beccia. Beccia che... Come dicevamo, la tattica dello splash and go, vedete che i primi non si sono ancora fermati. Classica tattica, rifornimento obbligatorio, cambio gomme libero. Si parte con il pieno meno un litro, come dire. Un litro devi mettere per forza, se no non ti smarcano il pit stop. Un litro, un camogli e una cola light, per favore. Mark che ha allungato a 7 secondi, nonostante non abbia il giro veloce, però ha un ritmo molto più costante rispetto a Calderaro. E 7 secondi comunque in 18 giri. Siamo... Ritiro, penso intanto che mezzo secondo a giro. Sì, Blatti si è ritirato e manca ancora un piloto di 17. Mi sfugge il nome adesso. Però Blatti si è ritirato sicuramente. Blatti si è ritirato, sì. Sì, manca ancora un pilota. Romagnoli c'è, Di Candia. Ali nei box, purtroppo fermo. E come abbiamo visto, quindi la Druids, ma anche la Island Corner, questa che stiamo inquadrando in questo momento, che sembra una semplice piega con l'asciutto, col bagnato a mietuto vittime. Ma perché arrivi forte, la devi fare comunque abbastanza in pieno. Quando sei ingaggiato, con la pioggia, un attimo, dargli quel parzializzare quel poco di meno e ciao. Veramente, facciamo su Calderaro pulitissimo la High Slopes. Bella è la sua gara, c'è solo Mark Sniper più veloce di lui. Interessante anche la lotta poi Pascolini-Beccia, perché Pascolini non si è fermato, Beccia però è a 19 secondi. Vediamo quanto può. Davanti, ma ancora deve smontare la sosta. Buonasera anche a Motori della Leggenda. Buonasera, però Luca. Questa sera non può farci il gufo in diretta. lo può fare domani, però, perché ci sarà l'ultimo appuntamento. Si deve beccare questo film. L'ultimo appuntamento a Fontenay, Young Timer Cup. Corvaia sempre alle spalle di Pietrocini, mentre ormai mancano 8 minuti. Ancora esatto. 4 piloti devono pittare: Perelli, Pascolini, Calderaro e Snipers. Sono curioso anche di vedere Perelli in che posizione tornerà in pista. Corvaia! La perda, è l'uscita della cascade. Purtroppo sbatte violentemente. Altra curva molto impegnativa, in discesa, lunghissima, una specie di... Qua danni importanti. Ritiro. Eccoli qui, all'uscita della prima curva. La cascade è impegnativa, qui c'è questa leggera piega. Bisogna preparare bene la frenata. È lunghissima e si può sfruttare bene l'uscita, ma lui va troppo largo, la perde, mamma mia, che peccato. Gara sfortunata per sì. Per il nostro amico degli Omega. Quindi Botti ormai 7 minuti alla fine, credo che abbiamo visto quasi tutto il meglio. Abbiamo visto tanti bei duelli, per non essere tantissimi piloti in pista, ma ci hanno dato spettacolo.
soprattutto nella prima parte di gara. Adesso in realtà poi anche con per via della sosta ai box si sono un po' tutti sfilacciati e si sono intrecciate le varie strategie. Però ora di macchine vicine in realtà non ce ne sono. Gru gru, ci scrive motore leggera, gru gru. Abbiamo ricevuto il gufo in diretta. Abbiamo un po' anche visibilità al leader Mark Snipers, che le prese un po' con i doppiaggi. Vediamo quando deciderà di fermarsi. 6-9 di vantaggio su Calderaro. Come sempre, Mark pulitissimo e costante. Vabbè, potrebbe quasi approfittare adesso. Perché però, non sbaglia mai, Mark. Come dice, esatto, come dice buon Davide, Mark. Mamma mia, occhio, un doppiato sbaglia. Non sbaglia mai. No, non sbaglia mai. Silverstone. Due errori in una gara, perché io ho detto che non sbaglia mai. Non ho fatto neanche le interviste quella sera. Mi sono eclissato, volevo sparire. L'abbiamo detto in tre: come minimo prende il drive through all'entrata del pit. Come minimo gli salta la corrente a casa adesso. Minimo proprio, No, è già successo a me al lavoro quello. Pirelli, tra l'altro, ragazzi, guardiamo numero 3, Pirelli, sì. Sono curioso, è uscito, è rimasto in quinta posizione. Sta ripartendo adesso, sta arrivando Massenzio. Sì, ma è in quinta posizione, eccolo qua, è rimasto in quinta posizione. Grande gara di Marco, grande gara di Marco. Sì, super. 4-4. Grande quinta posizione, senza errori la sua gara. Dopo quel lungo duello con Corvaia, bellissima la gara di Marco Pirelli. Primo doppiaggio fatto per Marco. Va a pitare. Stiamo zitti. A 5 minuti dalla fine. Sì, stiamo zitti. Niente pit limiter. No, aspetta, perché te lo danno l'uscita. Ricorda sempre che te lo danno l'uscita se il drive-thru. Calderaro invece prosegue. Vabbè. Vediamo Pascolini se rientra. Teoricamente dovrebbe rientrare poi dietro a Beccia. A questo punto sì, perché non è più 19 ma 14. 14 aveva fatto un errore Pascolini, mentre Mark rientra ai box. Pascolini rientra. Mamma mia, che pelata che ha fatto! Si ferma, ha perso tanto qui. Ricordiamo che l'eccesso di velocità in box sono 30 secondi di pit stop aggiuntivo. Sono 30 secondi di penalità. Quindi distruggi la tua gara per essere entrato in box troppo veloce. Passa. Mamma mia, qui c'era una macchina disintegrata. C'era una macchina disintegrata rossa, non so di chi era. Non so chi, perché non ho gialle. Però ha inquadrato una macchina veramente malmessa. Era una degli Omega, perché era una macchina con la libera rossa. E sarà questa che sta ripartendo. Forse no, non era lui. Pietrocini era la macchina a posto. Forse Massenzio. Forse Massenzio, perché il cofano è un po' rotto. Sì. Mamma mia, sta continuando, eroico. Guardate in che condizione è la sua macchina. E quando ha centrato Corvaia era? No, il suo compagno di squadra. Vediamo se c'è qualcosa. Sì, no, in realtà ce l'aveva già. Mamma mia, in che condizioni ha la macchina, povero. Spero che abbia almeno volante dritto. Prova a entrare dentro, vediamo se almeno volante dritto. Calderaro pinta, box Calderaro pinta, pinta Calderaro. Mark già però l'ultima curva tornerà tranquillamente, tornerà tranquillamente in testa. Eccolo qui Calderaro. Okay, l'unico difetto secondo me di ACC che non implementa nelle gare live l'animazione di box. Un po' deludente questo, e quando guardi il replay ci sono i meccanici, invece in live non ci sono. Unica pecca potremmo dire di questo splendido simulatore. Finché servono a far funzionare perfettamente tutto quello che è l'esperienza della gara, per carità, preferisco che funzioni. Sì, però chiaro che non sarebbe male, certo, non sarebbe male.
Di perché Candia quando guardi per lui. Di Candia, macchina disintegrata purtroppo per Alessandro. Volante stortissimo. Ah, mamma mia, ecco l'uscita delle Altrui. L'avevamo detto, abbiamo portato come sempre la nostra sfiga. La Druids, croce delizia, 4 frecce per Alessandro che deve pittare, non può neanche andare dritto. Peccato, milioni e miliardi di danni sulla sua autovettura, altra bellissima livrea OSR. C'è il paletto mezzo. Quindi Mark davanti con 5 secondi su Calderaro. 1 minuto e 35 alla fine. Mezza terzo, questo Pasqualini, quinto Carelli, la top 5 di questa gara. E Massenzio, nonostante tutto, con la macchina disintegrata, è comunque sesto. Riesce a difendersi. Tonello è a 6 secondi. Adesso questo qua è il penultimo giro. Mark sta per iniziare l'ultimo. L'importante è che dopo il Massenzio, se il volante gira bene, magari perde un po' in velocità, ma per via di danni aerodinamici, ma se il volante gira bene riesce almeno a curvare. Ottonello si sta riavvicinando a Massenzio, teniamo d'occhio, ha guadagnato 6 decimi solo nel primo settore. Andiamo nel corso del giro, intanto Marchi inizia adesso l'ultimo giro. Il suo ingegnere di pista glielo comunica, final lap per Snipers Mark. È guidato perfettamente. Guarda che bellissima la livrea che ha scelto Marco, un blu elettrico con... ricorda molto la livrea della Subaru, dei rally, con il blu oro. Un po' sì, un po' sponsor, sì. Lo sponsor 555. Esatto. Marca di sigarette, tanto non sono commercializzate qua, le possiamo dire. Ricorda molto la Subaru, aggressivissima anche questa livrea. Tonello 4 secondi, mi sa che l'ultimo giro arriveranno in volata. Dovremmo seguire assolutamente l'arrivo di Massenzio. Ora dedichiamo l'ultimo giro a Mark. Rosso, ha fatto un taglio. Occhio, Mark. Poi c'è il margine, eh? Occhio che siamo all'ultimo giro. Sembrano alzare quasi se pista umida, ma... non si asciugherà mai. Guardate gli pneumatici, gli sbattuti dal racuno. Sì. O almeno quelli si sono mossi, dai. Sì. Ultime curve per Mark. Da affrontare molto tranquillamente per evitare brutte sorprese. Ormai 5-2, vantaggio su Calderaro. E sta per maturare l'ennesima vittoria per Mark. Anche qui nella nostra 4 fan di Autumn Park, Mark Snipers vince in quel di Autumn Park con 5 secondi di vantaggio su Calderaro. Andiamo su Ottonello perché vede Massenzio forse un pelo lontano. Lo vede. Intanto ha tagliato il traguardo anche Calderaro. Hanno ancora un minuto. Seconda di posizione, giro veloce per Calderaro degli FNR. Stiamo aspettando. Noi stiamo seguendo senza voler togliere ovviamente il traguardo. Questa è l'ultima lotta rimasta in pista. Vediamo quando taglia il traguardo Beccia. Lì è lì per tagliarlo. Arriva, sì. Volevo ricordare questa pista dove si possono fare esperienze di guida con Jonathan Palmer, ovvero il papà di Julian Palmer. Jonathan Palmer che aveva corso tra fine anni 80, nei fine degli anni 80, anche con la Tyrrell, aveva racimolato qualche punto, sicuramente più bravo del figlio. Sì. Ah, sbaglio niente, finisce qui anche per lui. Emanuele giustamente ha provato tutto. Che provato ora deve, tutto, bravissimo, così. Non perdere. Vedete qui, Final Sport, the world's best driving experience. Emanuele giustamente secondo me ha provato il tutto per tutto. Perelli, bellissima la sua gara. Beccia, Pasqualini, Perelli, arrivo Massenzio, Tonello. Aveva ridotto il gap addirittura a 1,8. 1,8, sì, era molto vicino considerando le ultime due curve. Comunque bravo Massenzio a chiudere la gara con la macchina disintegrata. Ora stiamo aspettando Favara che ha acceso varie lotte, partiva praticamente dall'ultima posizione. Favara seguito da Penugu, poi c'è Elio, top 10 per Elio, un punto nella Formula 1, sarebbe un punto.
Pietroncini che è in box, è classifica finale, quindi ecco qua, quindi con Mark Snipers che vince davanti a Calderaro. Perché pare disqualificato? Non lo so, dopo andiamo a vedere. Terza posizione per Beccia, quarto Pascolini, quinto ha finito Perelli, adesso da valutare la sua squalifica. Poi Massenzi, Ottonello, Favara, Penugu, Sessa, Pietrocini, Romagnoli, poi doppiati anche Di Candia, dodicesimo, Corvaia, Blatti, Talin e Pasquazzo, invece questi ultimi quattro ritirati. Da rivedere assolutamente cosa è successo, perché la sosta l'ha fatta, per cui non aveva nessun drive-thru, non aveva nessuna penalità, credo Parelli non avesse niente in sospeso con la direzione gara. Stranissima questa squalifica, vorremmo capire dopo, perché comunque fa carriera, fa curriculum questa gara, ma poi si valuterà. Perché comunque è arrivata dopo la gara, quindi è strano, molto strana questa squalifica. Ciao Rino, buonanotte, ciao Mitico. Ciao. Allora, noi adesso abbiamo le interviste dei primi tre, quindi Mark, Calderaro e Beccia. Giusto, cioè faremo un paio di domandine a testa. Allora, intanto che li cerchiamo, direi che puoi lanciare il Verga Spot. E andiamo un attimo in coming soon. Sì, va benissimo. Allora, Verga Spot, 30 secondi e torniamo. Ed eccoci tornati con i protagonisti del podio. Abbiamo il vincitore, come di consueto ormai ultimamente, Mark. Complimenti, ciao Mark.
Ciao a tutti, grazie, grazie Federico, grazie a tutti. Spero vi siate divertiti con questo For Fun, a seguirla su questo meteo con questa macchina. So che a Davide piace molto questa macchina. Spero sì, bella la macchina, bella la pista. Ci sono stati anche vari duelli, nonostante siamo purtroppo non eravamo tantissimi, ma è stata una bella gara. Io faccio i complimenti a tutti, come sempre, è sempre bello vedere piloti così combattivi e puliti e tanto fair play in pista, dove stanno attenti a non fare danni, rispettosi di tutti gli altri, è bellissimo sempre. Quindi ringrazio tutti, ringrazio la numerosa partecipazione del team FNR, del team Omega, e spero che ci siano divertiti tutti. Io l'ho preso come deve essere preso, come una for fun, però come sempre, che giro da solo o che giro nei server pubblici o nelle for fun nel campionato, se non vinco mi incazzo, quindi ho dato il massimo. Giustamente. Scusate se ho detto il massimo, ma vabbè. Non si può dire di solito. Quindi bravi tutti, grazie, grazie. Grazie mille Marco. E complimenti ai ragazzi sul podio, Francesco e Albeck. Altra roba. E allora andiamo da Francesco. Ciao, complimenti per la seconda posizione e autore anche del giro più veloce. Abbiamo visto che hai battagliato un po' con Ottonello, poi Marco oggettivamente aveva qualcosina in più sul passo. Sì, buonasera a tutti e grazie mille. Vabbè, tutto è partito un po' dalle qualifiche, no? Perché purtroppo non sono riuscito a qualificarmi a fare la pole, cioè a fare appunto a qualificarmi primo, e quindi sono partito un po' indietro, e quindi questo, in questa pista qua, poi che ho bagnato poi con questa macchina, mi ha un po' portato ad attaccare, anche se era un po' difficile il pilota che c'era davanti, Ottonello. Però poi vabbè, lui ha un po' sbagliato, io l'ho sorpassato, ha anche preso il drive through purtroppo, e quindi poi è rimasto indietro. Però poi da lì appunto Mark ne aveva appunto molto di più col passo gara, molto molto costante, molto molto bravo, anche perché le mie gomme lì erano un po' bruciate, era tipo un po' arancioni, rosse quasi, quei colori lì, e quindi poi non ne avevo più per riavvicinarmi di nuovo a Mark. Comunque bella gara appunto. Perfetto, grazie mille, complimenti ancora Francesco. E passiamo al terzo classificato, Beccia, anche lui rappresentante del team FNR. Ciao, complimenti per il terzo posto. Comunque gara solida, sei stato lontano dai guai e alla fine sei riuscito a portare a casa questo terzo posto. Intanto buonasera a tutti e vi ringrazio ovviamente per aver programmato questo evento. Fortunatamente ero a casa, quindi ho potuto partecipare, e sono stato, a dire il vero, un pochettino sorpreso di questo risultato, perché ho preso la BMW praticamente domenica e sono molto contento perché ho cercato di farmi un assetto mio, quindi al di là del distacco sono stato molto molto contento. Davanti ovviamente avevano un altro tipo di passo e sicuramente non avrei mai potuto lottare, diciamo, per la vittoria. Però diciamo che prendere un poco più di un secondo ogni giro da Mark, diciamo che i miei calcoli erano giusti, perché l'avevo già avvisato prima dell'evento quale poteva essere il mio distacco da lui, e sono stato molto contento. Mi è dispiaciuto un pochettino per Talin, l'altro nostro compagno di squadra, perché si è girato, era davanti a me, si vede che mi aveva già detto che aveva sbagliato le pressioni, quindi alla fine si è girato. Comunque è stato difficile anche tenere a bada le pressioni, perché io continuavo ad averle sopra il 31, quindi sopra diciamo quelli ottimali, i valori ottimali, e come diceva Francesco, specie gli ultimi 10 giri la macchina era proprio quasi inguidabile,
però sono stato molto contento veramente della gara e di questo terzo posto. Perfetto, complimenti ancora anche a te per la bella gara e per il podio. Grazie. Bene, bene, allora Nick, Davide, voi volete aggiungere qualcosina? Aggiungo complimenti perché poi con la pioggia, il circuito questo vecchio stile stretto che non concede, avete fatto un gran ritmo, comunque tutti, chi più chi meno, malgrado parliamo dei primi tre, comunque bravissimi, ma tra tutti comunque direi veramente spettacolo, come al solito, 4 fan è andata molto bene. E volevo chiudere, ma c'è Gino Motorino, assolutamente domanda, vai dalla chat, non so se è per voi ragazzi, ciao. Per noi, sì, leggiamo, vai, assolutamente leggiamo. Gino Motorino, dai, sono da console e vorrei giocare con i miei amici da PC, si può? Non c'è, no, rover, no, con ACC, no, 2022, ma non su ACC. Purtroppo su ACC no. No, su ACC non c'è ancora possibilità del crossplay. L'hanno abilitato, non so se hai anche altri giochi, ad esempio Formula 1 lo ha abilitato quest'anno. Ma quindi simulatori volendo, no. Però esatto, sì, solo simulatori, arcade per ora fanno il crossplay. Ecco, ad esempio, di Formula 1 ce l'hai, con F1 quindi puoi farlo. Quello si può fare, basta attivare qui il crossplay. Sì, scusa Fede, non interrompere col crossplay attivo, no. E il lunedì e giovedì puoi seguire i campionati F1, dove potresti magari l'anno prossimo provare anche a correre, quindi dai, che spazio online c'è. Scusa, Fede. Vabbè, sì, esatto, hai fatto bene. Se vuoi seguirci lunedì e giovedì F1, e c'è, chiedere altre informazioni, esatto, fallo pure, farti nirvoglia. Poi invoglia allora, la cosa. Esatto. Ottima serata, direi. Sì, bellissima. Lascerei a questo punto la parola a Marco a chiudere, magari a ricordare futuri appuntamenti. A preannunciare eventuali cose ancora, esatto, non. Allora, vi posso dire che avremo ancora una for fun, ancora una volta non sulle GT3, perché siamo in attesa del nuovo DLC che stravolgerà un po' tutti i piani di tutti, che uscirà il giorno 19 aprile per Assetto Corsa Competizione su PC. Chi me lo prende? Sapete le mie difficoltà di acquistare queste cose, chi me lo prende? Quindi avremo tra 2 settimane, sempre di martedì, una nuova for fun. Saremo sul bellissimo circuito e difficilissimo di Mont Panorama con le Ferrari Challenge. Avremo lo stesso format che abbiamo avuto oggi, sempre meteoreale, speriamo che non piova a Mont Panorama, su una vettura che ha una velocità massima impressionante, sul dritto va fortissimo, in curva sarà da pregare un po'. Quindi seguiteci, iscrivetevi che ci divertiremo un botto. Vi posso già preannunciare che da metà aprile in poi preannunceremo l'inizio, quindi apriremo le iscrizioni per il mini campionato che abbiamo in programma dai primi di maggio con le GT3. Sarà un appuntamento di 4 tappe dove avremo un format alternativo per far divertire tutti. Avremo gara 1 e gara 2 in tutte le tappe. Entrambe le gare di gara 1 e gara 2 saranno della durata di 30 minuti. La cosa stimolante per tutti è che gara 2 vedrà la griglia completamente invertita rispetto a gara 1. Figo. Se ne vedranno delle belle, allora. Gigante, sì, bello, sì. L'idea mi piace. Da pazzi, bene, furiosi, ma bella. Grazie Marco. Prego, grazie a voi. Quindi noi invece facciamo velocissimo recap per noi. Come abbiamo detto prima, domani Motori nella leggenda, ultimo appuntamento su Assetto Corsa, e poi ci ritroveremo invece settimana prossima con Formula 1, FMP, e poi il sabato invece partiremo col primo appuntamento, avremo una endurance di 6 ore il sabato di Pasqua. Il sabato di Pasqua, l'8, sì. Io non ci sono.
l'8 aprile, 6 ore, multilingua, live multilingua. Sarà la nostra prima live multilingua. Sì. Io torno a quindi... casa. No, io non ci sono, io sono, io vado da, non ci sono. Non tre, mancate. Tre sole, sai, bon. Mi chiedo scusa, io non ci sono, lo dico in te. Molto non male. Mancate, multilingua lo stesso, con una lingua in meno, ma va bene lo stesso. Al massimo dico Guten Abend. Allora, già, no, vabbè, inutile che spiego in live, no? Ve lo spiegherò in privato i problemi che ho. No. Ah, okay. Sì, figurati, ci mancherebbe. Ragazzi, grazie mille a tutti, chat e piloti e Davide Fede, ovviamente. Ancora un... scusa per il momento di semi-pausa in cui ho dovuto staccare un attimo da qui, ma ci vediamo domani. Quindi avanti così, non vedo l'ora della prossima. Buonanotte.